Il giorno della memoria è un giorno fondamentale, il 27 gennaio rappresenta un momento che deve entrare nella cultura, nel sentimento, nella sensibilità di tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, per ricordare da un lato la Shoah, ma non solo la Shoah, il fatto che nei campi di sterminio furono uccisi più di 6 milioni e mezzo di cittadini, si trattava di ebrei, la Shoah, ma si trattava di dissenzienti politici, si trattava di omosessuali, si trattava di rom e di sinti, si trattava sostanzialmente di tutte le persone sgradite in virtù di una discriminazione etnica e sociale e politica. Io ritengo che sia un fatto di straordinaria sensibilità che questo venga poi dalla Toscana, che da sempre si è distinta per la cultura della memoria, e il fatto che noi abbiamo voluto ospitare poi il memoriale di Auschwitz attraverso una strutturazione su cui là in Piazza Bartali la Regione Toscana ha messo molte risorse perché un ambiente ci riportasse con quel memoriale alla possibilità per le nuove generazioni di vedere oggi quello che erano le testimonianze, le foto, i documenti, le scene con cui davvero l'umanità ha toccato il momento più profondo, è qualcosa che ci dà la sensibilità che sotto questo aspetto come regione siamo avanguardia.